La tappa feltrina del Giro d'Italia ha registrato il pienone a livello di presenze. Un abbraccio collettivo ai ciclisti che ha portato nel bellunese anche molta gente da fuori. Mesi fa la città affrontava i danni di Vaia. Nel giorno del grande appuntamento, Feltre è tirata a lucido e le mura diventano un loggione per osservare dall'alto le prime fasi della giornata. Il ciclismo in queste zone cattura sempre l'attenzione. È lo sport della dedizione, della tenacia, della forza di volontà, che è esattamente la caratteristica del Veneto. Comunque noi ci siamo, quest'anno abbiamo chiuso un bel accordo, per il prossimo anno abbiamo già degli effetti speciali. Dici qualcosa? Ma cercheremo di fare in modo ancora di essere presenti in molte località del Veneto e spero di riuscire a chiudere un bel accordo anche quest'anno con Mauro Vegni. Manifattura Valcismona ha sostenuto il sogno del Comitato Tappa. C'è un futuro per il Giro d'Italia a Feltre, nel Feltrino? Ma credo che sicuramente l'organizzazione vedrà cosa può dare Feltre, il Feltrino e tutto il bellunese. Ieri erano tutti entusiasti, credo che anche il bagno di folla che ci sarà oggi sarà un buon biglietto a visita per avere ancora il Giro dalle nostre parti. Tutti hanno capito che questa tappa può essere veramente la tappa che farà la differenza in questo Giro d'Italia, la decisiva. Con una giornata così, tra l'altro, sarà strepitoso vedere i nostri campioni darsi battaglia sui nostri passi dolomitici. Avere la fortuna di avere una partenza e l'arrivo a così pochi chilometri e non è una cronoscalata è veramente una cosa più unica che rara anche nella storia del Giro d'Italia. Quindi il ciclo amatori, gli appassionati di ciclismo, gli sportivi sono tutti qui oggi veramente, ma da tutto il mondo. La Feltre Monte Avena è l'epilogo di una 3 giorni in cui il Giro ha toccato gran parte della provincia. Le nostre strade sono sicuramente quelle decisive poi per la corsa, ma poi hanno risposto a livello di pubblico, perché guardando anche le tappe precedenti nel corso appunto di questa edizione del Giro non ho mai visto tanta gente come sulle nostre strade.